Allora, noi intendiamo con questa conferenza stampa sollevare una questione che a Mazara ha sempre, come dire, destato un po' di perplessità, che è relativa a quella famosa convenzione stipulata alla fine degli anni, all'inizio degli anni 80, che poi ebbe la sua, come dire, esplicitazione verso la fine degli anni 80, relativamente alla convenzione per la distribuzione del gas, quindi della rete gas, all'interno del territorio di Mazara. Quindi sostanzialmente siamo alle soglie della chiusura del tempo di questa convenzione. E siccome da un'analisi fatta sulle carte, poi Nicola sarà, che è stato il principale artefice nel tirare fuori tutti i documenti dai vari archivi, e vi darà a lui, come dire, un'esplicitazione di quelli che sono i vari passaggi che si sono succeduti negli anni, ci siamo resi conto come gruppo locale del Movimento 5 Stelle che sostanzialmente l'amministrazione negli ultimi anni è stata estremamente silente rispetto a questa tematica. Noi per parte nostra abbiamo la convinzione che all'epoca l'amministrazione che stipulò quella convenzione si concentrò soprattutto sull'avere un servizio innovativo, senza considerare le possibili ricadute economiche anche per l'amministrazione, e quindi la convenzione che fu fatta fu una convenzione di un certo tipo che ha dato tanti vantaggi alla rete di distribuzione. Vantaggi che noi, per esempio, stamattina discutevamo proprio della composizione della proprietà, che è evidentemente una proprietà internazionale, che evidentemente su questo territorio ha ricavato notevoli ritorni economici. E quindi sostanzialmente chiediamo, e faremo il punto sulla situazione, per cercare di stimolare l'amministrazione attualmente in carica a dire in maniera pubblica quali sono i suoi intendimenti e soprattutto dire cosa si vuol fare di questo proseguo di convenzione che, ricordo a tutti, nel momento in cui non dovesse esserci nessuna azione da parte dell'amministrazione, verrebbe tacitamente rinnovata per un altro decennio. Noi crediamo che in un momento di questo genere, di estrema difficoltà economica per l'amministrazione locale, e il nostro comune ovviamente non è immune, crediamo che riconfigurare le ipotesi della convenzione siano qualcosa di estremamente obbligatorio. Ora lascio la parola a Nicola, che vi darà degli altri dettagli con le carte in mano che abbiamo tirato fuori in questi mesi. Ok, grazie Sergio. Allora, ci tengo a precisare alcune cose e a sottolinearle. Questo è un lavoro che in realtà non è un lavoro fatto dal singolo, ma è un lavoro fatto da diversi attivisti che nell'arco di tutti questi mesi, da quando è cominciata questa storia con una richiesta di accesso agli atti, che è questa, datata 2016, metà 2016, giugno se non ricordo male, comincia questa vicenda. In realtà ne abbiamo sentito parlare di queste storie, di questa situazione anche durante la campagna elettorale nel 2014, anche prima. Io poi in questi 40 rotti anni di esistenza e di vita vissuta a Mazara del Vallo ho sempre sentito parlare di questa vicenda del gas, di questa vicenda del gas del metano, e in buona sostanza però molte volte tutte le situazioni si bloccavano, si fermavano e si stoppavano perché la conoscenza diretta delle carte, dei documenti non ce l'avevamo, e quindi sarebbe opportuno evitare di andare avanti in illazioni, in fantasie. Leggiamo le carte, questo mi sono detto, e cominciamo da lì. Dopodiché devo essere onesto, corretto e sincero. Un giorno in ufficio di presidenza, mentre cercavo dei documenti che non riuscivo a trovare su questa vicenda, ho incontrato il consigliere che tra l'altro è qui presente, il consigliere mi sfugge il nome, perdonami, sono emozionato, il consigliere Cangemi, ecco, il consigliere Cangemi, il quale mi faceva presente che anche lui si stava interessando di questa vicenda della concessione del gas. Da lì leggo alcune fotocopie. Cominciamo a passare nottate su questi documenti, mi rendo conto che quelle fotocopie, diciamo, erano incomplete, mancavano dei fogli. Allora a questo punto
Tra l'altro in quelle fotocopie, in quei documenti, c'erano dei riferimenti ad altri e ulteriori documenti, e quindi a questo punto parte la richiesta di accesso agli atti. Sono stati mesi impegnativi, perché se voi vedete il documento di accesso agli atti porta una nota anche del segretario generale in cui mi scrive che negli archivi non si trovano alcuni documenti. Ci tengo a precisare una cosa, un dettaglio che è fondamentale. Il rapporto di questo comune con le varie centinaia, migliaia di aziende non può che essere un rapporto trasparente, e quindi non si può non trovare dei documenti. La cosa che mi ha fatto seriamente non riesco a trovare il termine giusto. Io la concessione, la convenzione, il documento rapporto fra il comune e questa ditta non sono riuscito ad averlo. Ho ricostruito tutta la vicenda dalle copie delle delibere di consiglio comunale di allora e da tutti i vari documenti che si sono susseguiti e che erano, diciamo, citati in queste delibere. Ma ufficialmente so che è stato tutto depositato presso un notaio, ma quel documento io non sono, sicuramente ci sarà, io non sono riuscito a prenderne copia proprio di quel documento. Però ci abbiamo noi le delibere del Consiglio Comunale, in particolar modo mi voglio concentrare su alcune delibere. La 61, la delibera numero 61 dell'anno 1981. Voglio leggere i nomi dei consiglieri comunali in carica allora, i quali, giustamente, alcuni non ci sono più, ma alcuni ancora ci sono, i quali sicuramente di questa vicenda, visto che hanno votato favorevolmente, contrario, erano magari assenti, però questa delibera hanno avuto loro possibilità di leggerla, di averla fra le mani, e quindi a queste persone io mi affido, non con polemica, mi affido chiedendo a loro, visto che hanno esperienza e contezza già dall'81 di questa vicenda, di mettere a disposizione di tutta la città la loro consapevolezza e la loro conoscenza di questi atti. I nomi sono i seguenti: allora c'erano consiglieri comunali, era il 27 marzo 81, Paolo Lisma, Ingargiola Vincenzo, La Paola Giovanni, Billardello Nicolò, Giacalone Ignazio, Ansaldi Tommaso, Frazzetta Bernardo, Nicolò Vella, Quinci Giovan Battista, Bruno Vito, Fasulo Lorenzo, Frazzetta Filippo, Asaro Giuseppe, Misuraca Angelo, Bianco Vito, Giacalone Nicolò, Pernice Giuseppe, Sirchia Francesco, Certa Rolando, Crocchiolo Vito, Sinacori Domenico, Cancitano Vito, Tumbarello Rosario, Mezzapelle Bartolomeo, Catania Angelo, Poiatti Giovanni, Anselmi Calogero, Burzotta Giuseppe, Messina Vincenzo, Ferro Vito Ferro, Bua Aldo, Giacalone Matteo, Accomando Diego, Marascia Sebastiano, Vellutato Pietro, Cristaldi Nicolò, Arena Giuseppe, Norrito Aurelio, Calafato Vincenzo, Castelli Francesco. Queste persone sono quelle che ebbero questo documento. In questa sede e con il tempo che ci è concesso, io non dirò, ho letto tutto il resoconto di questa delibera, ci sono gli interventi scritti di allora. Non interessa in questa sede entrare nel merito dei vari interventi. Chi avesse la voglia di leggere, casomai sono atti pubblici, possiamo anche leggerli, possiamo anche approfondirli. Mi interessa in questo istante fare appello a tutte queste persone, a tutte quelle che sono chiaramente in vita e che hanno voglia di dare il loro contributo per questa città, di mettersi a disposizione della città intera, perché sicuramente questo percorso è cominciato con loro e loro avranno sicuramente qualcosa da poter dire. Faccio appello a loro. Chiaramente ci furono i contrari, i favorevoli, anche gli assenti. Qui votarono in Consiglio Comunale un documento che si intitola Convenzione fra Siciliana Gas S.p.A. e Comune di Mazara del Vallo. Ci sono diversi articoli. Dopodiché a questa delibera ne seguirono altre. Questi articoli vennero modificati il 24/11/82, si riunisce nuovamente il Consiglio Comunale, vengono modificate alcune righe di questo documento di convenzione fra Comune Siciliana Gas.
Quindi io non entrerò, potremmo farlo, ma in questa sede non è interessante. Potremmo leggere le dichiarazioni di tutti i consiglieri comunali di allora, chiedere il perché modificarono quelle righe, però vi ripeto, io voglio pensare, noi vogliamo pensare a costruire in questa città. Il passato è scritto, lo si può leggere, oggi come oggi serve andare oltre. Ma per andare oltre può servire l'aiuto, la competenza, la conoscenza, la consapevolezza di coloro i quali votarono anche questa delibera, e farò anche qui i nomi. E sono praticamente Paolo Lisma, Mingarzola Vincenzo, La Paolo Giovanni, Billartello Nicolò, Ignazio Giacalone, Ansaldi Tommaso, Frazetta Bernardo, Nicolò Bella, Quinci Giovan Battista, Bruno Vito, Fasullo Lorenzo, Frazetta Bernardo, Asaro Giuseppe, Misuraca Angelo, Bianco Vito, Giacalone Nicolò, Pernice Giuseppe, Sirchia Francesco, Rolando Certa, Crocchiolo Vito, Sinacori Domenico, Cancitano Vito, Tumbarello Rosario, Mezzapelle Bartolomeo, Catania Angelo, Poiatti Giovanni, Anselmi Calogero, Burzotta Giuseppe, Messina Vincenzo, Ferro Vito, Bualdo, Giacalone Matteo, Accomando Diego, Marascia Sebastiano, Velutato Pietro, Nicola Cristaldi, Nicolo Cristaldi, Arena Giuseppe, Norrito Aurelio, Calafato Vincenzo, Castelli Francesco. Quindi questi sono i due documenti, si possono approfondire. Chiedo a tutte queste persone, se sono in vita, se sono parenti, amici, insomma persone che conoscono queste vicende, che aiutino la città di Mazara del Vallo. Andiamo ora nel merito di quello che succede dopo. Vi sono vari documenti, ma ripeto, per questioni di tempo, perché questa è una conferenza stampa in cui vogliamo aggiornare la cittadinanza, il documento su cui mi vorrei focalizzare è questo prodotto nel 2010 da Italgas. Perché Italgas? Perché Siciliana Gas nel tempo non c'è più Siciliana Gas. Diciamo che ciò che aveva acquisito come diritto Siciliana Gas con questo documento votato ora in Consiglio Comunale passa di diritto alla nuova ditta Italgas. Questo avviene, non vorrei sbagliarmi, ma avviene non lo so, in questo momento non mi ricordo la data, ma tra l'altro è una data non importante. Sta di fatto che il diritto che ebbe la Siciliana Gas passa a quest'altra ditta, a Italgas. Il signor Giuseppe Beltramo, il dottor ingegnere Giuseppe Beltramo della società Italgas risponde al comune di Mazara del Vallo a una missiva che però invito a cercarla, dovrebbe esserci, e a firma Nicola Cristaldi. Vi leggo il trafiletto di quel documento e poi questo. Abbiate un attimo di pazienza, i documenti sono tanti. Allora, vediamo un po'. Raccomandata, no, ok. Ok, trovata, eccola qua. Eccola qua. Allora, questa missiva viene inviata a Italgas S.p.A. distretto Sicilia per raccomandata. C'ha un numero di protocollo, è la 39.760 del 4 giugno 2010. Premesso che il Consiglio Comunale con la delibera dell'81, che è quella che vi ho citato poco fa, esecutiva ai sensi legge, ha istituito nel territorio comunale il pubblico servizio del gas a mezzo rete di distribuzione urbana, e qui c'è la prima grande differenza, la prima grande e sostanziale cosa da evidenziare. A mezzo stampa noi abbiamo sentito in questi giorni che non c'è più, non si può discutere più, perché la concessione è oramai stata rinnovata, e quindi un'interlocuzione fra comune e le ditte che si occupano del gas, la ditta che si occupa del gas, non è più possibile, perché a novembre, fine anno 2016, è stata rinnovata. Non è così. Ci sono delle distinzioni da dover fare. L'impianto del gas presente a Mazara praticamente riceve gas dall'Africa, quindi sono delle tubazioni che arrivano dall'Africa, attraversano il Mediterraneo e arrivano a Mazara del Vallo. La concessione demaniale marittima per la posa e la tenuta in funzione di quelle tubazioni, che sono più di una,
Ebbene, quella concessione è quella che è stata rinnovata a fine 2016. In realtà c'erano più concessioni, sono state unificate, ma diciamo questa situazione da un punto di vista della sicurezza è importante magari parlarne. È corretto e opportuno che la città fosse consapevole di questa cosa, però io noto che i cittadini le cose che vengono pubblicate agli albi pretori molte volte non le leggono, e quindi questa consapevolezza, nonostante i documenti fossero stati pubblicati, è venuta un po' meno. Poi si è ingenerata una confusione scambiando quel rinnovo con quest'altro rinnovo. Quindi abbiamo noi l'impianto che c'è a Capofeto del gas, arrivano le tubazioni dal mare, la concessione demaniale marittima, e quindi per la posa e la tenuta in essere di quelle tubazioni, è una cosa su cui è vero il comune può dare un parere, anzi dà sicuramente un parere assieme anche agli altri organi istituzionali interessati, ma la concessione convenzione, il rapporto, quello su cui invece il comune ha diretto arbitrio, è quella che riguarda le tubazioni della distribuzione del gas nelle vie cittadine. Quindi non dobbiamo fare confusione, come purtroppo credo si sia ingenerata, fra le tubazioni che arrivano dall'Africa, che sono una cosa, attengono a una concessione demaniale marittima, e tra l'altro è una situazione che riguarda l'energia e quindi lì ha competenza diretta lo Stato e non il comune, ma sulla concessione del territorio comunale, sulla concessione delle strade, sulla concessione appunto del suolo pubblico, in virtù di quella delibera dell'81 si stabilì un rapporto che è quest'altro da discutere, e quest'altro rapporto è in essere ma non è ancora scaduta, ancora c'è tempo. E in quello che fu votato ci sono anche le modalità della prosecuzione del rapporto, sono scritte. Torniamo alla missiva del 2010, perché il sindaco scrive e fa riferimento a questo fatto. L'oggetto è la convenzione trentennale per la Siciliana Gas S.p.A. e il comune di Mazara del Vallo per l'attuazione della concessione per l'impianto e l'esercizio nel territorio comunale, quindi non concessione demaniale marittima, territorio comunale, di Mazara del Vallo del servizio pubblico di distribuzione gas e combustibile per usi civili, commerciali, artigianali e della piccola industria. Che cosa scrive il sindaco allora? Scrive che, considerato il fatto che la delibera del 61 e le modifiche successive all'articolo 9, ai commi 1 e 2, stabilivano praticamente le modalità di prosecuzione o meno di quella concessione, gli chiede a quella ditta, gli dice: ok, ritenuto di voler esercitare la facoltà in argomento. Qual è la facoltà in argomento? Leggo testualmente gli articoli della concessione. La concessione ha durata di 30 anni, questo è l'articolo 9, durata della concessione. La concessione ha durata di 30 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo, attenzione, queste sono date e informazioni importanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, come da comunicazione della concessionaria. Qualora almeno un anno prima della scadenza della concessione il contratto non venga denunciato dal comune o dalla concessionaria, la concessione stessa si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni per altri 10 anni. Questo passaggio, non avendo contezza di tutto quello che c'è scritto in tutto questo malloppo, può sembrare complicato, difficile. Lo rileggiamo attentamente così ne precisiamo il contenuto. Vuol dire che una volta fatta la delibera, una volta che si andò dal notaio, è cominciata ad essere, diciamo, efficace dal punto di vista della durata effettiva e casomai del rinnovo meno della concessione? No, non è da quel momento che parte questo diritto. Questo diritto e i 30 anni, il tempo, comincia a scorrere, è scritto all'articolo 9, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione. Quindi fondamentale e importante è sapere quando è stata la prima erogazione. A Mazara del Vallo quando è stata la prima erogazione nelle tubazioni del gas del comune?
perché da quella data, dalla prima erogazione, parte questo countdown e si arriva poi ai 30 anni. Leggiamo la successiva risposta. Nella successiva risposta c'è scritto così. Sì, questo è Italgas, quindi chi ha acquisito i diritti di Siciliana Gas, Italgas, risponde. E risponde precisando alcune cose, che poi ho anche verificato. E si dice sostanzialmente che la delibera è dell'81, ma in data 16 febbraio 1989 si è provveduto a notificare al Comune la data di inizio di erogazione del gas metano nella rete di distribuzione di primo impianto. Quindi nel 19 febbraio 89 viene comunicata la data. Quando è la data? Quando è avvenuta la prima erogazione? È avvenuta il 1 gennaio 1989. 1 gennaio 1989. Da quella data 30 anni, partono i 30 anni. Poi giustamente qui l'articolo 9 non viene citato per esteso, ma se poi andiamo a leggere l'articolo 9 e lo prendo direttamente dal documento votato in Consiglio Comunale, all'articolo 9 c'è scritto appunto che c'è scritto articolo 9 perché è stabilita la data di partenza di questo percorso. È così. Leggo testualmente: la concessione a durata di 30 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione, che abbiamo detto è avvenuta il 1 gennaio 89, come da comunicazione della concessionaria. La comunicazione della concessionaria che io ho verificato è avvenuta il 16 febbraio 89. Qualora almeno un anno prima della scadenza della concessione il contratto non venga denunciato dal comune o dalla concessionaria, la concessione stessa si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni per altri 10 anni. Perfetto. In applicazione della sopracitata clausola, quindi, quando è la data di scadenza? 31 dicembre 2018. Quindi questi 30 anni, cominciate dalla prima erogazione avvenuta il 1 gennaio 89, hanno termine il 31 dicembre 2018. Però nell'articolo 9 c'è scritto che se il comune almeno un anno prima della scadenza, e quindi almeno un anno prima del 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2017, non denuncia la sua volontà di interrompere o meno, giusto? Ottiene una proroga alle stesse condizioni per altri 10 anni. E lì entra in gioco, diciamo, entra in gioco il mio essere cittadino mazzarese. Queste condizioni in questi 30 anni hanno determinato per la città di Mazara dei benefici? Quali sono stati? Li abbiamo sentiti, li abbiamo toccati? Quale potrebbe essere l'evoluzione di questa situazione nel caso in cui il comune decide di interrompere o proseguire il rapporto? Perché nulla vieta che si possa anche proseguire, magari stabilendo anche delle diverse condizioni, anche perché nella concessione stessa c'è scritto che alla concessionaria è riconosciuto il diritto di prelazione. Vuol dire che nel momento in cui si volesse decidere qualcos'altro, nulla vieta che questo qualcos'altro lo si possa decidere anche mettendosi a discutere, a confrontarsi con chi attualmente ha la concessione. Poi io vorrei entrare nel merito anche di altre situazioni, ovvero, vista che l'importanza di questa vicenda è tale e tanta, per quale motivo, ma visto anche il fatto che noi sappiamo che lì entra anche un po' la politica, visto che si fanno comunicati anche per la semplice sistemazione della lampadina, visto che si fanno comunicati anche per l'ordinaria manutenzione o l'urbanizzazione ordinaria delle strade, che dovrebbero essere tutte urbanizzate tranquillamente, perché non si è fatta anche pubblica
divulgazione di quella nota a firma del sindaco del 2010 in cui il sindaco interloquisce con Italgas e dice materialmente: date le condizioni, ne voglio discutere, ne voglio parlare. Dal 2010 i cittadini mazzaresi hanno saputo di questa missiva che l'amministrazione, che il sindaco, a firma del sindaco, è stata inviata ed è pervenuta da Italgas? Non ne abbiamo avuto notizia nessuno, o l'hanno saputo in pochi. Tra l'altro in consiglio comunale sono avvenute delle dichiarazioni, sono state delle dichiarazioni, il vice sindaco si alza qualche giorno fa e dichiara che effettivamente l'ex vice sindaco Giovanni Quinci avrebbe scritto, ma il documento è firmato dal sindaco. Dico, su questa vicenda un'amministrazione che vuole intervenire, confrontarsi, rendere il percorso, diciamo, anche sereno, trasparente, si confronta con tutti, rende pubbliche le azioni che fa e che vuole fare. Quindi io non capisco il perché di questo silenzio, di questo oltre trentennale silenzio, non capisco perché ci sia stato anche una mancata informazione anche dal 2010 sino a oggi su questa vicenda. Non lo capisco perché, non me lo spiego. E però a questo punto io, da consigliere comunale, insieme a tanti altri consiglieri comunali, insieme anche a tanti altri cittadini, io voglio sapere se c'è volontà da parte di questa amministrazione di proseguire tacitamente per altri dieci anni a quelle condizioni, o eventualmente di attivarsi per rimodulare le condizioni, per verificare se c'è la possibilità di gestire diversamente questa cosa. Anche perché vi confesso che da quello che ho letto, ammesso non concesso che il Comune voglia riprendersi questa rete, ci siamo, voglia uscire fuori da questo rapporto, io ho letto poi, sempre all'articolo 9, c'è scritto che alla scadenza della concessione tutti i beni mobili e immobili di proprietà della concessionaria e costituenti l'impianto per la distribuzione del gas del territorio comunale saranno rilevati dal Comune a fronte del pagamento alla concessionaria dei suddetti beni, valutati a stima secondo il valore industriale. Per valore industriale si intende l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, tenuto conto degli anni trascorsi dalla data di entrata in servizio degli stessi. Poi c'è scritto: dall'importo risultante sarà dedotto il valore corrispondente all'importo delle opere realizzate mediante contributi a fondo perduto che la concessionaria avrà ottenuto dal FESR, dallo Stato, dalla Regione, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici. Praticamente il Comune, qualora volesse uscire da questo rapporto, deve rilevare le tubazioni, deve rilevare l'impianto. Ora, io dico, questi 40 consiglieri comunali allora hanno stabilito queste condizioni, di cui io, che nel 1981 avevo 8 anni, non ho percepito il beneficio. Anche perché sappiamo benissimo che la città di Mazara del Vallo, per quanto attiene la distribuzione dell'energia e nella fattispecie del gas, ancora non tutte le strade sono servite. Io non so quali siano i rapporti in altri comuni, in altre regioni, fra i comuni e queste aziende che portano l'energia, che portano il gas, l'elettricità, non lo so. Io so però una cosa, che in questo momento sono passati quasi 30 anni, ci sono delle date, ci sono delle condizioni, vorrei parlarne con il sindaco. È stato eletto, lo abbiamo votato, i cittadini mazzaresi, io chiaramente no, io ho votato il sindaco del Movimento 5 Stelle, ma queste cose poco c'entrano, poco importano. Voi vedete oggi in questa stanza non c'è nemmeno una bandiera del Movimento 5 Stelle, perché questo non è un fatto politico. Abbiamo raccontato dei fatti amministrativi, istituzionali, vogliamo avere delle interlocuzioni amministrative e istituzionali con chi in questo momento governa la città, con tutto il Consiglio Comunale, nessuno escluso, con tutti i cittadini, con Italgas anche. Poi ci sono anche dei suggerimenti che mi sono arrivati, di cui voglio
rendervi anche partecipe. Vedete, Italgas è una ditta, perché da questo punto di vista, insomma, come cittadini siamo preoccupati, perché in Italia sta succedendo che tutti gli asset, tutte le grandi aziende che hanno fatto la storia di questo paese, a un certo punto sembrano non essere più di questo paese. Un esempio la Fiat, esempio lampante, di cui magari molti abbiamo diretta esperienza, ne abbiamo sentito parlare tantissimo. Ma se noi andiamo a vedere anche Italgas, il quadro azionario, la composizione dell'azionariato, purtroppo non, il grafico non mi spunta, qua non c'è connessione, anche questa è una cosa di cui dovremmo parlare, perché non capisco perché non c'è la connessione internet, wifi gratuita nelle zone dove è, perlomeno nelle zone comunali dovrebbe esserci. Comunque, in buona sostanza, andatela a cercare voi stessi, non, andate a vedere Italgas su internet, andate a vedere il quadro azionario, vi rendete conto che, così come è anche giusto che sia, le azioni sono detenute dagli Stati Uniti, sono detenute da, dall'Inghilterra. Insomma, se andate a vedere poi la quota parte, che è proprio prettamente italiana e istituzionale, è una percentuale veramente bassa. Questo è un dato che non vuole essere assolutamente un atto d'accusa, però deve far riflettere tutti gli italiani in generale e tutti i cittadini mazzaresi in particolare. Perché noi abbiamo a che fare con le istituzioni che devono tenere al bene pubblico, custodirlo, tutelarlo, e da un buon padre di famiglia gli amministratori devono amministrare questo patrimonio che è il bene comune, e chiaramente i rapporti devono essere dei rapporti che per il bene comune siano assolutamente trasparenti, utili, devono essere, diciamo, devono dare beneficio a tutti i cittadini. Quindi se i cittadini mazzaresi ritengono che il beneficio avuto in questi 30 anni è un beneficio che può essere migliorato, allora parliamone. Se invece le istituzioni ritengono di stare in silenzio, questa cosa mi dispiace, mi dispiacerebbe moltissimo, perché il silenzio ha senso in questa situazione, costerà ulteriori 10 anni di rinnovo alle stesse condizioni avute sino ad oggi. Questa è la situazione. A questo punto, io, se avessimo avuto il piacere di avere un sindaco del Movimento 5 Stelle in questa città, sarei sicuro che a quest'ora gli avrei tirato le orecchie, io e tutti gli attivisti, perché su questa vicenda quantomeno non avremmo fatto pubblica informazione, perché tutti i cittadini hanno il diritto, dovere aggiungo io, di sapere quello che succede in città, di decidere insieme. Vogliamo proseguire altri 10 anni a queste condizioni? Non c'è problema, proseguiamo, però dobbiamo deciderlo insieme. Vogliamo migliorare questo rapporto? Dobbiamo deciderlo insieme. Lo vogliamo interrompere? Lo dobbiamo decidere insieme, pubblicamente, perché il silenzio non mi piace, e il silenzio non deve piacere a nessun cittadino che ha eletto un'amministrazione pubblica. Aggiungo un'altra cosa e finisco, anche perché mi sono dilungato tantissimo. Avrei tantissime cose da dire, perché dalle dichiarazioni delle varie delibere si vincono tante sfaccettature della politica cittadina che anche esulano da questo rapporto specifico con il gas, ma di questo vi risparmierò di avere discussioni su questo. Il punto importante è anche quest'altro: dal 2010 a oggi siamo nel 2017, visto che è stata inviata questa missiva in cui si chiedeva di interrompere il rapporto, eventualmente ridiscuterlo, che cosa è successo? Vi dirò un'altra cosa, perché dobbiamo essere anche molto attenti. Interrompere il rapporto vuol dire sostanzialmente poi avere delle tubazioni che materialmente dovrebbe gestire qualcun altro. Perché se io ho Sergio, che è una ditta che si occupa delle tubazioni dell'acqua, spero che non sia mai, perché l'acqua deve rimanere pubblica, se domani Sergio, la ditta Sergio che ha l'acqua,
interrompe il rapporto, chiaramente l'acqua nelle tubazioni dovrà continuare a scorrere, non ci dovrà essere interruzione di servizio. Quindi intraprendere un'azione di questo tipo, io mi rendo conto che dal punto di vista amministrativo e istituzionale comporta anche eventualmente trovare un nuovo interlocutore, eventualmente comporta una gara d'appalto, non lo so. Comporta anche che il servizio non può essere interrotto, deve continuare, perché non è opportuno che con 30 anni di tempo succeda, per esempio, che all'ultimo secondo si decide di interrompere, giusto? E il cittadino che invece è a casa sua, che magari ha il tubo del gas, gli arriva il gas, continua ad avere questo beneficio, gli si interrompe il servizio perché questa classe politica mazzarese non ha avuto il tempo di fare, ha fatto tutto all'ultimo secondo. Quindi questo interrogativo, io mi dispiace di essere arrivato in ritardo, mi dispiace che il meetup non è stato efficiente al punto tale di avere contezza di questa documentazione molto prima, perché adesso occorrerà correre immediatamente, valutare anche con serenità cosa fare di questa città da questo punto di vista, però avendo contezza e consapevolezza sia di cosa significa proseguire alle stesse condizioni, sia di cosa significa proseguire rimodulando le condizioni, sia di cosa significa proseguire interrompendo il rapporto e con l'incombenza di instaurarne un altro, anche perché gestire questa cosa a livello direttamente comunale mi piacerebbe tantissimo, ma mi rendo conto che è una cosa molto complicata. Io qui ho finito, ci sarebbe molto altro da dire. Te lo do, perché sennò qua alle 5 saremo ancora qui a parlare. È chiaro che è facoltà dell'amministrazione prendere le proprie decisioni, ma io ci tenevo a fare una considerazione che è di ordine economico. Siccome parliamo di utenze che sono anche quantificabili e quindi negli anni sicuramente il concessionario ha avuto un ritorno economico importante, sarebbe stato anche interessante un monitoraggio da parte dell'amministrazione di questo ritorno, anche per poter avere una contezza del valore economico di questo servizio e anche avere contezza di quelle che potrebbero essere degli eventuali margini di contrattazione che l'amministrazione potrebbe avere per un rinnovo di una concessione sul nostro territorio, che possa avere un ritorno importante per la nostra amministrazione, che poi ha una ricaduta diretta sui cittadini. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché probabilmente questo allarme che noi lanciamo adesso a luglio potrebbe anche essere tardivo. Io spero che ci siano delle risposte importanti e possibilmente essere sorpreso di trovare dei dati e dei documenti che l'amministrazione ha già preparato e un'interlocuzione già avviata con la concessionaria per avere dei risultati e delle congrue risposte. La risposta potrebbe anche essere: no, a noi sta bene così, siamo noi che amministriamo, va bene così, ma in quel caso ognuno si prende la responsabilità delle proprie scelte amministrative. Io concludo. A differenza di Nicola tendo a stringere perché mi piace essere molto sintetico. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che si sia fatto un quadro generale chiaro di una storia che a Mazzara ha avuto tante illazioni, tante discussioni, tante ipotesi anche spesso che ho sentito possibilmente campate in aria, ma è chiaro che cominciare a fare chiarezza su questo aspetto è fondamentale, perché è un'infrastruttura importante che insiste nel nostro territorio, nel quale noi, a parte il servizio anche, devo dire, abbastanza oneroso, altro non abbiamo avuto. Grazie.